Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti nel mio canale. Sono Daniele e oggi ti parlo del dropshipping su eBay e del flag del dropshipping su eBay. Ti spiegherò cos'è, perché c'è, cosa comporta e se ci si può lavorare accanto a questo flag o no. Se non mi conosci, sono Daniele, sono un e-commerce manager e sono l'unico in Italia che ti spiega come fare dropshipping sui marketplace e in generale su come fare soldi online davvero. Quindi resta con me. Bene ragazzi, eccoci qua. Oggi andiamo a parlare del dropshipping su eBay, come abbiamo già visto, un argomento che molti di voi mi hanno chiesto in passato di affrontare e quindi, perché no, parliamone. L'argomento di oggi si tratta flag del dropshipping su eBay. Molti forse non sanno cos'è, quindi ora facciamo un'introduzione. Innanzitutto, che cos'è il flag del dropshipping su eBay? Verso il 2018, che in primavera 2018, facciamo un po' di storia, eBay ha introdotto un nuovo termine e condizione nella loro pagina per i venditori. Questo termine e condizione nuovo si chiama Political Dropshipping e spiega che in eBay non si può fare dropshipping utilizzando altri marketplace, quindi retail, può comportare questo diverse posizioni nell'account. Quindi cosa si intende con retail? Si intende per esempio fare dropshipping da Walmart a eBay. Ora, cosa è successo? Dopo l'uscita di questa norma, eBay ha iniziato a fare dei flag. Innanzitutto, prima di procedere ragazzi, voglio precisare che non comporta la sospensione, non comporta i ban, non comporta la restrizione alla vendita. Chiunque vi dica che se venite sospesi perché fate dropshipping da Amazon o perché fate dropshipping da Walmart, non sa di cosa sta parlando, non è questo il motivo per cui venite sospesi. Ci saranno sicuramente motivi per cui venite sospesi, ma non è questo. Io sono a testimonianza e altri circa 20.000, 30.000 più o meno dropshipper al mondo che utilizzano Amazon, Walmart e altri marketplace come fornitore su eBay ne sono la testimonianza. Questo è un chiarimento che dobbiamo affrontare prima di proseguire questo video, così ci togliamo qualsiasi tipo di dubbio. Ora, perché eBay ha inserito questa normativa nei termini e condizioni? Con un semplice motivo: perché ci sono molti dropshipper che fanno il contrario di quello che vi spiego io, cioè non prendono il business seriamente, fanno un customer service povero, non offrono un servizio al cliente, se ne fregano dei resi, truffano gli acquirenti, eccetera eccetera. E ovviamente quando puoi scalare e avere centinaia di migliaia di prodotti, milioni di prodotti, questo può diventare un problema se non affronti il customer service seriamente, se non hai una struttura, se non hai esperienza, può diventare un problema ovviamente. Quindi, siccome si stava degenerando su eBay al tempo, perché tutti questi dropshipper caricavano 500, 600, 700 mila prodotti e non facevano, il problema non è caricare 700 mila prodotti ragazzi, il problema è poi non fare customer service, perché avere un determinato numero di prodotti indica una quantità elevatissima di messaggi e di problematiche di customer care che devi affrontare e devi risolvere in modo professionale. Quindi eBay ha detto ok, va bene, visto che è così facile fare dropshipping, mettiamo questa normativa così che possiamo cacciare i venditori cattivi con questa scusa. Ma non c'entra con il dropshipping. Ora, cosa succede? Dopo questa normativa eBay ha iniziato a mandare un'email violazione della politica di dropshipping o qualcosa del genere, e questa email causa un abbassamento di visibilità nell'account, non la sospensione, ripeto, non la restrizione, ma semplicemente un abbassamento di visibilità ragazzi.
Questo è il flag del dropshipping su eBay. Solitamente, ora voglio fare un chiarimento, solitamente accade perché si utilizzano altri retailer, ma tantissimi, centinaia di venditori che non sono nemmeno in dropshipping ma utilizzano uno stock proprio, sono stati flaggati anche se non fanno dropshipping. Questo perché l'algoritmo non si basa solo su una variante, ma su decine di varianti, e quindi può fare molti falsi negativi. Come ci sono persone che fanno dropshipping e non sono state flaggate. Ora che abbiamo capito cosa comporta questo, cerchiamo un attimo di vedere se ci si può lavorare. Innanzitutto ci sono dei modi per evitare il flag. Per esempio, c'è la differenza che molti mi avete chiesto fra APA e non APA. Significa che quando si lavora in APA si utilizzano software che sono direttamente connessi a eBay, quindi riconosciuti da eBay. eBay sa che sono magari software per dropshipper e quindi è più facile flaggare. Per questo si utilizza, per non farsi flaggare, software non APA che simulano il comportamento umano per gestire centinaia di inserzioni e quindi evitare il flag. Ora ragazzi, facciamo due parole. Io ho parlato a lungo del flag, ho parlato delle strategie su come lavorare con il flag e delle strategie su come lavorare senza flag e delle strategie su come non flaggarsi su dropshippingchilometrizero.com. C'è un modulo specifico su questo, su cui parlo, su cui spiego tutto quello che c'è da sapere. Dura, mi sembra, un'oretta, quindi ovvio in questo video non potremo affrontare tutti gli argomenti. Andate su dropshippingchilometrizero.com se vi interessa l'argomento in modo approfondito. Facciamo un attimo chiarezza: si può lavorare in API flaggato? Io stesso lavoro con gli account flaggati perché ho dei vantaggi, perché in modalità APA si ha un'integrazione perfetta tra software e eBay, e quindi a scalare, a gestire molti dei negozi, a gestire molti annunci è più semplice. Questo perché, vi ripeto, non implica la sospensione, il flag del dropshipping, indica un abbassamento di visibilità, ma se hai le strategie giuste ottieni sempre più visibilità e quindi riesci a superare il flag. Addirittura il flag si può togliere con il tempo, non è un grosso problema. Ovviamente se gestite pochi annunci, se gestite pochi negozi, è sempre meglio non farsi flaggare e lavorare in non APA. Questa è la differenza sostanziale e questo è il flag. Chiunque vi dica che il flag non permette, cioè chiunque vi dica che eBay non permette il dropshipping da Amazon, non è vero. Nel mio gruppo Telegram siamo diversi e lo fanno senza problemi, io stesso lo faccio su molti dei negozi senza problemi. Su autods.com ci sono più di 10.000 dropshipper che utilizzano Amazon, Walmart eccetera senza problemi. Quindi quando venite sospesi, ragazzi, dovete prima capire perché venite sospesi. Non sempre la risposta che sembra più ovvia sia quella corretta. Se volete approfondire anche il discorso non APA, APA, andate su YouTube, cercate in inglese, se non sapete l'inglese, imparate l'inglese per il business vi serve e cercate differenze in modo tecnico. Questo è molto importante, e anche perché dovete decidere quando iniziate a fare dropshipping su eBay, ragazzi, la prima decisione che dovete prendere è se lavorare in APA o non APA, farsi flaggare o non farsi flaggare. Poi ovviamente vi possono flaggare anche in non APA se non sapete cosa state facendo, però questa è la prima decisione, questo lo dovete valutare. Io sinceramente lavoro solo in APA, non potrei lavorare in non APA perché è molto più scomodo, mi toglie molto più tempo e comunque riesco a vendere benissimo anche in APA e in modo flaggato, non ho grossi problemi, anzi nessun tipo di problema, perché utilizzo una strategia, come ho parlato nel precedente video, sia orizzontale che verticale di scalabilità, quindi più negozi e più oggetti. Questo mi permette di avere sempre più, perché ovviamente se hai solo 5 oggetti, ragazzi, se avete solo 5 oggetti o 50 oggetti, ovviamente un abbassamento di visibilità è un problema, è problematico, ma se avete 100.000 oggetti, 200.000 oggetti, un abbassamento di visibilità diventa secondario, perché comunque avete così tanti oggetti che le persone acquisteranno. Ovviamente poi potete ottenere più visibilità con la giusta ottimizzazione e con ottimo customer service, perché eBay controlla, ragazzi, davvero è la cosa principale, eBay controlla il customer care, se rispondete in tempo, se affrontate i resi, se le vostre controversie, se le affrontate in modo personale. Non mi stancherò mai di dirlo, questa
è la prima cosa che dovete fare quando iniziate a lavorare su eBay o su Amazon, se vendete su Amazon, o comunque in generale sui marketplace. Tenete le vostre metriche perfette, ragazzi, che se no non andrete lontano. Ricordatevi inoltre di iscrivervi e mettere like al canale, così che mi permettete di spingere sempre di più. Grazie per essere rimasti fino alla fine, ci vediamo al prossimo video, ciao!